intanto ringrazio il consigliere Marcheschi, a cui avevo chiesto, parlando appunto in questi mesi, si è reso conto che c'era un'attenzione particolare rispetto all'ospedale della Gruccia. Del resto noi siamo 3 anni che insistiamo perché a questo ospedale, è un ospedale classificato di base ma che ha delle grandi eccellenze all'interno, venga riconosciuto come un ospedale di primo livello per garantire le risorse economiche di personale e anche per quanto riguarda gli interventi sulla struttura di cui ha bisogno. Questa battaglia, una battaglia che va avanti, come dicevo, da 3 anni, il consigliere è molto sensibile alle realtà ospedaliere, si è reso disponibile, ha voluto di sua iniziativa venire anche qui appunto a visitare la realtà. Abbiamo fatto un giro appunto per l'ospedale, naturalmente questa è una struttura che ha una base di partenza eccellente, ci sono dei grandi grandi professionisti, faccio complimenti non solo per le competenze che hanno ma anche per la capacità umana e per il sacrificio che mettono nel loro lavoro, perché il problema è legato soprattutto alla mancanza di personale, sia medico che infermieristico, che è legato a quelli degli OS. La criticità più grossa è sicuramente legata al pronto soccorso emergenza urgenza, ormai sono troppi mesi che viene richiesto appunto che ci sia il personale necessario per dare un servizio sicuro e di qualità ai nostri cittadini. Siamo qui nuovamente proprio perché dopo 1 anno e mezzo da una mozione trasversale appoggiata da tutti che all'unanimità sostenevano il passaggio, la deroga che la giunta regionale deve fare per far diventare questo ospedale di primo livello e quindi metterlo in sicurezza, purtroppo non è stato fatto niente. Devo dire che qui ho trovato delle eccellenze, a differenza magari anche di altri ospedali che hanno più criticità, e quindi è necessario valorizzare queste eccellenze, perché le eccellenze non sono solo dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista organizzativo. Questo è un ospedale che fa dei numeri importanti, fra l'altro in questo ospedale arrivano anche utenti dall'area fiorentina, importanti, non solo a pronto soccorso, quindi sarebbe utile che la politica, perché si tratta di un atto politico, decidesse di valorizzare quello che ha di buono, come in questo caso l'ospedale del Valdarno, anche perché sarebbe assurdo fare una battaglia fra poveri, perché anche l'ospedale Serristori di Figline, che è abbastanza vicino al bacino, soffre di di nanismo, passatemi il termine, no? Gli ospedali più piccoli vengono piano piano sempre più impoveriti e sono sempre meno attrattivi, e quindi sarebbe bene fare quello che è naturale, forse si doveva fare prima quando si disegnavano la giunta Saccardi e Rossi, disegnavano i confini, forse mettere l'area del Valdarno tutte insieme, e questo ovviamente sarebbe veramente un peccato non farlo diventare di primo livello, perché ha tutti i servizi riconosciuti dal decreto Balduzzi per essere di primo livello.